Un cordiale saluto a tutti voi da Adolfo Leoni. Iniziamo il telegiornale quotidiano di FM TV di Marca. L'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, è il nuovo presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni, presieduta da Francesco Merloni, e specializzata in studi sullo sviluppo sociale ed economico. L'annuncio è stato dato ieri ad Ancona, presente Romano Prodi. Letta è attualmente direttore della Scuola Affari Internazionali dell'Istituto di Studi Politici di Parigi e presidente dell'Istituto Delors. 8 container con 5.400 fontane per la cromoterapia e l'aromaterapia, pronte per essere vendute a prezzi che oscillavano fra i 245 e i 500 euro con marchi CE contraffatti e potenzialmente pericolose per la salute. I prodotti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in una azienda di San Benedetto del Tronto, insieme ad altra merce importata dalla Cina, per un valore complessivo di 2 milioni e mezzo di euro. La titolare è stata denunciata per i reati di contraffazione e frode nell'esercizio commerciale. Gli acquisti dalla Cina sono fermi, gli Stati Uniti non brillano per le importazioni, il mercato interno, cioè quello italiano, non riparte. Il gruppo Tod's chiude il primo semestre 2016 con un calo del 3,4% rispetto all'anno precedente. Per l'amministratore delegato siamo dinanzi a un mercato incerto e instabile. 100.000 euro dei fratelli Andrea e Diego Della Valle per la Croce Azzurra di Santa Pia del Mare e Monteurano serviranno in parte per attrezzare i locali della nuova sede ubicata nell'ex pretura Elpidiense. Nei primi 5 mesi del 2016 le aziende marchigiane hanno assunto 52.778 persone, il 12,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2015. La maggior parte dei neoassunti ha un contratto a termine, il 76%. Il 18,3% è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato e solo il 5,8% come apprendista. Emerge da un'analisi dell'IRES CGIL Marche che ha elaborato i dati dell'osservatorio sul lavoro dell'INPS. Anche Ortezzano ha i suoi problemi e siamo entrati nella cronaca. Ieri, nel secondo pomeriggio, una 23enne di Fermo, assieme ad un complice, ha tentato di rubare una Fiat Punto, ma è stata sorpresa dal proprietario. In attesa dei carabinieri, l'uomo ha cercato di fermare i due. Il complice è scappato. La ragazza, invece, ha ingaggiato una colluttazione con il proprietario dell'auto e con alcune persone arrivate a dargli manforte. Arrestata la fermana, portati in ospedale gli altri, i militari ora cercano il complice. Vita dura per gli sporcaccioni. La polizia municipale di Montegranaro è sul piede di guerra per multare chi lascia o abbandona per strada i rifiuti. Controllo dei sacchi e utilizzo di una telecamera mobile sono gli strumenti messi in campo dagli agenti. La conclusione di Villa in Vita Fermo Festival è stata affidata ieri sera a Nicola Piovani, compositore e musicista di fama internazionale. La musica è pericolosa, concertato. È un racconto musicale narrato dagli strumenti che hanno agito sulla scena, cioè pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello e fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà è stato appunto questo grande musicista che ha incantato la folta platea di Villa Vitale. La musica è pericolosa, lo diceva Federico Fellini, parlava di se stesso, si riferiva alla propria fragilità. Si commuoveva talmente tanto di fronte a una musica da risultare vulnerabile. Beh, me lo potresti far risentire? E io gliel'ho fatto risentire. Thank you.
E restiamo a Villa Vitali perché in questi giorni i locali dell'ala ovest stanno ospitando la mostra Pulsioni del pittore Albino Ripani, più conosciuto come Ari. Nell'ala est invece si trovano gli affreschi, gli oli e i pannelli in chiuta di Lorena Ulpiani, mentre nel giardino d'inverno una selezione di Alessandro Taglioni che viene da Macerata. Caldo e serata stupenda hanno favorito le migliaia di visitatori che ieri sera hanno scelto fermo il suo mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato. Sino alle 24 una gran folla ha visitato le bancarelle degli oltre 200 espositori. Al Girfalco, invece, Festival del Folklore. Abbiamo le immagini. Concluso con la consegna degli attestati di partecipazione al Country House Colle dei Falchi, il quarto corso di escursionismo avanzato promosso dalla sezione del Club Alpino Italiano di Fermo. Il corso ha visto la partecipazione di 25 appassionati. Diretto dall'accompagnatore di escursionismo e operatore della stazione di Montefortino, Filippo Albanesi, il corso ha impartito nozioni su molteplici argomenti. Domani a Fermo, presentazione ufficiale della nuova edizione della Cavalcata dell'Assunta e apertura della mostra di Mario Vespasiani che si tiene nell'oratorio di San Domenico. Il pittore Vespasiani che quest'anno ha realizzato il Drappo del Palio. Partiamo con gli appuntamenti di venerdì. Per tutto il weekend, mostra dell'antiquariato e restauro a Pollenza, armonie della sera a Torre San Patrizio, musica da camera con Guido Remonda al violino e Davide Cabassi al pianoforte. Notte Fluo al Lido di Fermo, Hollywood Party, serata a tema e mercatino della calzatura a Monte Urano. Festa del quartiere Cardarola a Porto Sant'Elpidio e sempre a Porto Sant'Elpidio la notte in centro. Il Maio Festival Pizza e Birra a Santa Vittoria in Matenano. Mentre a Villa Barrucchello di Porto Sant'Elpidio, Archi in Villa. Teatro sul Sagrato presso la Cattedrale di Fermo e jazz, non solo jazz, al Piazzale Azzolino. Passiamo agli appuntamenti del sabato. Il festival Diverso Inverso con il soprano Ludovica Gasparri e musica di Schubert a Monte Rubiano. Festival Canoro per ragazzi Monte Rinaldo. Freddy the Legend tributo ai Queen al Teatro Romano di Falerone. Festa del gelato artigianale in Amandola. Sagra delle tagliatelle Iervicella a Monte Giberto. Festa della birra Monte San Giusto, musica con gli Oxa 360. Lo porto dei cent'anni fa, rievocazione a Porto Potenza, Notte Rosa Revolution a Porto San Giorgio, Amoresco invece Villa Incanto di Sir d'Amore di Donizetti. In conclusione gli appuntamenti di domenica. Carnevale del mare tra Porto Sant'Elpidio Falerienze e Lido Tre Archi di Fermo, Sagra dell'Agnello Covattuto a Ortezzano, Lirica in piazza in Amandola, Armonia della Sera a Porto San Giorgio con i maestri Sornini e Barbatamo al pianoforte. Infine, il Music Camp a Santa Vittoria e Festival Canoro, la Gerere Dorata a Piane di Falerone. E siamo all'ultima notizia, fine settimana a Fermano all'insegna del ciclismo Made in CSI. 320 atleti provenienti da una decina di regioni d'Italia, suddivisi in 11 categorie per fasce di età, saranno impegnati in una o più delle tre specialità in programma, e cioè il cronometro individuale strada, il cross country e strada in linea. Sede operativa sarà il centro sociale Molini Girone, cioè la ex conceria. La gara toccherà diversi comuni del territorio. È tutto, grazie per essere stati con noi e adesso passiamo all'editoriale. La Proloco di Monte Giberto vi aspetta in Pineta per la Sagra delle Tagliatelle Iervicella sabato 23 luglio. Si mangia e poi si balla con Massimo Delliscio in collaborazione con Panificio d'Alessio, Monte Giberto. St-
Stop a mal di schiena, è Relax che vi parla, un'azienda certificata con attestati e controlli qualità, un'azienda che in questo periodo festeggia insieme a voi i suoi 25 anni di attività. Proprio in occasione abbiamo fatto un qualcosa di veramente strabiliante e una promozione unica, irripetibile, con enormi vantaggi. Promozione Relax per i suoi 25 anni di attività. Meno 25, meno 50, meno 70% su tutti i prodotti Relax. Affrettati, che aspetti? Conviene, perché basta guardare i nostri capolavori, stupendi, meravigliosi, eccezionali. Sono opere d'arte, sono capolavori, opera d'arte a livello proprio correttivo, a livello posturale, a livello di certificati, attestati, controlli qualità. Per quello che riguarda reti, materassi, letti, poltrone e divane, veramente abbiamo il top. Ragazzi, non possiamo più scherzare, abbiamo fatto veramente passi da giganti. Grazie a voi clienti che ci avete dato fiducia e grazie allo staff collaborativo. Vi invito a tutti in questo periodo di farci visita, perché abbiamo una promozione allettante, entusiasmante. Oltre quello, ripeto, i 25 anni festeggiamo perché qualcuno ha creduto in noi, tant'è vero che abbiamo avuto dei conferimenti molto particolari dal Mercurio d'Oro e da Italia che lavora per ben 4 volte consecutive. Promozione Relax per i suoi 25 anni di attività. Meno 25, meno 50, meno 70% su tutti i prodotti Relax. Affrettati, che aspetti? Conviene! Vi aspettiamo tutti nei nostri showroom e punti vendita, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Grotta a Mare, Castel di Lama, sede centrale Campiglione, e siamo presenti dentro al centro commerciale con lo showroom Osi di Campiglione di Fermo. Buona giornata a tutti! Promozione Relax per i suoi 25 anni di attività. Meno 25, meno 50, meno 70% su tutti i prodotti Relax. Affrettati, che aspetti? Conviene! Il Comune di Falerone vi aspetta per un ricco programma estivo nel centro storico a Piane e nello splendido scenario del Teatro Romano. Musica, commedie dialettali, folklore, cover band, opera e teatro antico. Sabato 23, Freddy Legend, tributo ai Queen. Domenica 24, Festival Canoro, la Gerre Dorata. Ancora un cordiale saluto a tutti voi. Premessa per non essere bruciati in campo dei fiori dalla nuova Inquisizione. A me, delle unioni civili, tra l'altro una legge approvata in un mese appena, non importa niente, facciano pure, ognuno ha i suoi interessi e i suoi gusti. Ma è chiaro, ora come mai prima, quello che significa discutere sul sesso degli angeli. Questa mattina le prime pagine dei quotidianoni nazionali riportavano tutti quanti la nuova legge e le disposizioni, a partire da agosto, per le unioni tra persone dello stesso sesso. Le rassegne stampa facevano a gara per mettere in mostra questa conquista dell'umanità. Accade mentre in Turchia il nuovo sultano, e cioè Erdogan, sta arrestando migliaia di persone, fa una vera e propria pulizia etnica nelle università, manda in galera i magistrati, surriscalda la piazza che attacca le chiese e i musulmani moderati e fa scattare anche le manette ai polsi dei giornalisti laici. Di quei colleghi, cioè, che hanno avuto il fegato e che hanno il fegato, loro ce l'hanno il fegato di opporsi, di raccontare i rapporti tra l'ISIS e i servizi segreti turchi, il traffico di petrolio tra il califfo e gli ambienti vicini al sultano. Le prigioni turche non sono propriamente quelle svedesi con palestra e PC a disposizione e anche possibilità di ricorrere all'alta corte di Strasburgo. Un intervento così massiccio, messo in campo dal sultano in poche ore, qualche dubbio lo fa venire, fa quasi pensare ad un piano già stabilito da tempo, quasi quasi viene l'idea che per colpire così a fondo e rapidamente Erdogan stava aspettando proprio un colpo di Stato contro di lui. I turchi di oggi assomigliano molto a quelli di ieri, quelli che nel 1453 avevano cinto d'assedio Costantinopoli. E mentre le truppe del sultano da allora stringevano nella morsa della fame e della sete i bizantini, i teologi di Bisanzio sulle mura discutevano di che cosa? Discutevano del sesso degli angeli. Molto somigliante la questione, senza dimenticare che Costantinopoli cadde nello stesso anno. Benvenuta Turchia.